solo su Eleven Sports. La tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. L'Arezzo allo Zecchini di Grosseto per il debutto casalingo della Pianese, quasi gioca in casa, oltre 400 tifosi accompagnano la squadra di Di Donato che conferma il 4-2-4, debutta Corrado in difesa al posto di Sereni, per il resto c'è il ritorno di Foglia nella Pianese, gioca là davanti Udo al posto di Rinaldini. Si parte dopo due minuti, c'è il lancio di Simeoni, tocca Corrado che mette in gioco proprio Udo. E questo è il primo gol del professionismo in Serie C della Pianese, lo firma lui Udo. Classe 97, la Pianese l'ha prelevato dal Viareggio. Rivediamo qui Simeoni, svircola Corrado, chiede il fuorigioco Baldan. Ma è tutto buono per il primo assistente Ravera. Pianese in vantaggio dopo due minuti. Che dica? Limite, che dica, rientra, conclusione, palla fuori di poco, l'Arezzo avrebbe subito la chance del pareggio. Belloni prova ad accentrarsi, parte il cross, che dica, anticipato dall'intervento di Cason, dal calcio d'angolo, battuto corto per Cutolo, col sinistro, stacca Borghini, c'è una deviazione di Simeoni. Bianchi va a lanciare, Lorenzo Benedetti, controllo, palla che passa tra le gambe di Pissardo, 2-0, ma è fuori gioco. Rivediamo qui sul lancio di Bianchi, posizione dubbia per Lorenzo Benedetti, poi è proprio lui che insiste in questa azione, palla fuori, Simeoni calcia altissimo. Rolando salta secco Figoli, Rolando mette in mezzo, c'è il salvataggio da parte di Gagliardi. Arezzo che insiste, poco dopo la mezz'ora, Cutolo, Belloni conclude, è una rasoiata pericolosissima che va sul fondo. Lungo lancio qui di Volpicelli verso Golando, grande aggancio e alla fine Cason va in chiusura. Cutolo poi mette in mezzo, la palla che attraversa tutta l'area, Belloni, gran palla per Rolando, c'è fuori gioco ancora, fuori gioco. Rolando, il più pericoloso sicuramente, quello che mette più in difficoltà la Pianese. Altro traversone, Cutolo! Era tutto buono, ma manca il pallone. Grandissima opportunità per l'Arezzo per pareggiare. Belloni, pennella ancora, c'è lo stacco di Rolando, ma c'è ancora fuori gioco. Ancora si alza la bandierina di Ravera. L'Arezzo che fa un monologo nel secondo tempo, a volte sterile, a volte no. Luciani, parte il cross, Rolando schiaccia, ma anche stavolta c'è qualcosa che non va nell'azione. Cross questa, in questo caso di Cutolo, Belloni, salvataggio, ma ancora una posizione irregolare. È un po' un duello con l'assistente, poi Caso che è entrato nella ripresa, Cutolo, palla di ritorno per Caso, lo stop di petto, mette dentro per il tiro, quasi a botta sicura di Mesina, è entrato anche lui. Palla di ritorno qui per Belloni, mette dentro, qui forse è fischiato un fallo di mano, forse di Mesina. Comunque l'Arezzo che nel recupero cerca con Caso, va a lanciare Belloni e la presa bassa di Vitali che ferma tutto. Pianese che resiste al forcing dell'Arezzo e dopo 5 minuti di recupero l'arbitro Luciani di Roma dice che finisce qua, c'è la prima vittoria in campionato nella sua storia nel professionismo per la Pianese, c'è soprattutto la prima sconfitta per l'Arezzo, manovra a volte un po' prevedibile, si può dire così, qualche chance sprecata e l'Arezzo dunque trova il primo KO del campionato. Non abbiamo messo in campo quella determinazione che ci permette di vincere la partita, siamo andati subito sotto su nostra disattenzione, non so se era fuori gioco o meno, però non siamo stati lucidi nel capire la partita e l'insigli erano dietro l'angolo, avevo detto in settimana e non sono stato bravo forse a far capire l'importanza di questa partita. Non mi è piaciuto il lavoro dell'insieme di squadra, c'era poco movimento, portavamo troppo palla, eravamo lenti nella circolazione, specialmente quando sono andati in vantaggio loro che si sono chiusi, dovevamo capire come giocare, dovevamo essere più fluidi nella manovra, il che non è stato così. Dobbiamo capire che a volte bisogna tirare in porta anche quando si salta il primo uomo, bisogna calciare. Noi oggi abbiamo cercato di entrare in porta col pallone. Non te lo permettono, squadre che si chiudono non te lo permettono. Ti ho detto, non abbiamo capito come dobbiamo giocare oggi.
Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend.